Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Questa è la seconda parte e nella seconda parte, come vi ho annunciato nella prima parte della trasmissione, vi farò la lettera a Meneceo di Epicuro. Allora, prima di cominciare questo, cominciamo a dire questo. Domani sera alle ore 20 ci ritroviamo tutti quanti, tutte le persone, presso, vi ricordate, la vecchia sede di Radio Gamma 5 in via Montello 66 a Marostica, e per una cena conviviale, una cena per stare assieme relativa a una celebrazione. La celebrazione e l'occasione sono i 10 anni di trasmissioni radiofoniche che facciamo io e Francesco. Tutti quelli che vogliono venirci a fare la festa possono venire, diciamo così, domani sera alle ore 20, trovarsi via Montello 66 e poi andiamo al luogo dove si mangia, non è molto distante da là. 10 anni di trasmissioni radiofoniche, 10 anni completi, 10 anni in cui vi abbiamo raccontato milioni e milioni di cose. Ebbene, speriamo di continuare ancora per molto tempo a parlarvi di magia, di stregoneria e di paganesimo, e sull'ottica, sul modo di vedere le cose e la vita, che è propria delle antiche religioni e che va ripresa oggi nel guardare e nell'affrontare la vita. Bene, trasmissione questa sera, vi farò la lettera di Meneceo di Epicuro. Vi avverto subito che è una traduzione dal greco, per cui le frasi non sono quelle che ascoltiamo noi abitualmente, sono un po' più difficili, cioè serve molta attenzione per riuscire a comprenderne il senso. Io cercherò di leggerla in modo abbastanza cadenzato, nel modo che riusciate a comprendere quello che dico. Però ricordatevi che serve molta attenzione. Quali sono le cose importanti della lettera a Meneceo? Innanzitutto quello che è il concetto di piacere, cioè la vita come piacere. E voi sapete che mentre il monoteismo fa la vita come dolore, il dolore per sacrificio nei confronti di Dio, i pagani invece hanno la vita come piacere. Ma il piacere dei pagani non è il piacere della dissolutezza, no? Ma è il piacere della vita, e lo preciseremo proprio con la lettera a Meneceo. Un'altra cosa della lettera a Meneceo è il concetto di morte che hanno i pagani, ed è importante questo concetto perché, anche se lo scrive Epicuro, è un concetto che facciamo nostro, che ci appartiene. Naturalmente la vita come piacere, la morte, l'atteggiamento degli dèi nei confronti degli dèi, e che cosa sono gli dèi. E in questa lettera a Meneceo c'è un passo importantissimo che ve lo leggo anche a parte prima di cominciare la lettera, che dice: gli dèi di fatto esistono, evidente la conoscenza che noi ne abbiamo. Empio, cioè la persona cattiva, non è chi nega gli dèi, ma chi alla nozione degli dèi aggiunge quanto è nella opinione dei più. Cioè, la persona empia, la persona bestemmiatrice, non è quella che dice gli dèi non esistono, ma è quella persona che pensa agli dèi o che attribuisce agli dèi cose che appartengono alla superstizione. Questo è empio. E infatti vedremo dopo come la superstizione costruirà il cristianesimo nella storia. Bene, questa è la lettera a Meneceo, e se avrò tempo, verso fine trasmissione, vi parlerò del pezzo che sto facendo sulla percezione, la crescita, la selezione anche neuronale delle persone in età fetale, nella prima età di infanzia e nell'età adulta, nella costruzione della propria capacità di percezione del mondo. In quel lavoro che sto facendo, che fra poco andrà in internet o comunque sarà oggetto di probabilmente di dibattiti o di riunioni,
capirete perché siamo tutti diversi uno dall'altro e quanti milioni di fattori concorrono a diversificare le persone. Però adesso andiamo alla lettera di Menecceo. Mi raccomando, usate molta attenzione, io cercherò di essere più chiaro possibile nella lettura. Si tratta di una traduzione dal greco ed è abbastanza complessa. Lettera a Menecceo. Né giovane induce alcuno a filosofare, né vecchio di filosofare si stanchi, giacché nessuno è immaturo, nessuno troppo maturo per pensare alla salute dell'anima. Chi dice che di filosofare non è ancora ora o è passata, fa come chi dicesse che ancora non è giunta o non è più l'ora di essere felice. Per modo che filosofare deve il giovane e il vecchio. Quello perché invecchiando si mantenga giovane di beni nella gratitudine del passato, questo perché giovane sia insieme e provetto nella intrepidità del futuro. Necessario è pertanto rivolgersi di continuo nella memoria le cose atte a produrre la felicità. Se è vero che quando essa c'è, abbiamo tutto, e quando non c'è, tutto facciamo per averla. Le massime che tante volte t'ho date, praticale ed abile sempre alla mente, considerandole gli elementi primi della vita perfetta. E innanzitutto la divinità, ritienila un essere incorruttibile e beato, conforme alla visione del divino che ognuno porta impressa al fondo d'ogni credenza, e non le aggiungere nulla che all'incorruttibilità sia contrario e dalla beatitudine alieno, ma intorno ad essa credi tutto quello che ha virtù di conservarle la beatitudine che all'incorruttibilità va aggiunta. Gli dèi difatti esistono. Evidente la conoscenza che non ne abbiamo, quali più li credono, non esistono. Le condizioni stesse della loro esistenza essi vengono a togliere con loro con la credenza che ne hanno. Ed empio non è chi nega gli dèi dei più, ma chi alla nozione degli dèi aggiunge quanto è nell'opinione dei più. Giacché non prenozioni, ma false supposizioni sono i giudizi che dai più vengono espressi sugli dèi, ed è in tal modo che i più grandi danni, di cui solo in esse è, per i malvagi la causa, vengono fatti derivare dagli dèi, e con essi i più grandi benefici. Familiarizzati infatti con le virtù che hanno proprie. Essi non ammettono se non ciò che loro somiglia, stimano estraneo tutto ciò che non è tale. Renditi abituale il pensiero che la morte per noi non è nulla, giacché ogni bene e male è nel senso, e la morte è privazione di senso. La retta conoscenza che la morte per noi non è nulla mette quindi in condizione di godere della mortalità della vita, come quella che non aggiunge un tempo infinito, ma toglie la brama dell'immortalità. Nulla vi è di fatti di cui possa temere nel vivere chi ha veracemente compreso che nulla vi è di cui possa temere nel non vivere. E però parla vuoto chi dice di temere la morte, non perché la sua anima avrà a soffrire quando sarà venuta, ma perché ne soffre ora il pensiero che un giorno essa verrà. Ciò che infatti non dà molestia, presente, senza ragion, rattrista mentre atteso. Il male che più farà brividire della morte non è dunque nulla per noi, perché quando noi siamo non c'è la morte, e quando c'è la morte noi allora non siamo, per modo che essa non riguarda né i vivi né i morti. Per gli uni non c'è e gli altri non sono più. Ma è più la morte, ora la fuggono come il massimo dei mali, ora come requie ai mali della vita la cercano. Il saggio, al contrario, non rifiuta il vivere, né teme il non vivere, giacché il vivere non gli è di noia,
né crede che il non vivere sia un male. E come dei cibi non sceglie in ogni caso il più abbondante, ma il più gustoso, così del tempo vuol godere non il più lungo, ma il più piacevole. Chi esorta il giovane a ben vivere e il vecchio a ben morire è semplice, non solo perché la vita è cosa che di per sé stessa dà gioia, ma anche perché una è la medesima è l'arte di ben vivere e di ben morire. Peggio d'assai chi dice che bello è non esser nato e una volta nato varcare il più presto le porte dell'Ade. Se ne è convinto, perché non lascia subito la vita? Ma ha sempre la possibilità di farlo, se v'è fermamente determinato. Ma se fa per gioco, parla a vuoto su cose che non lo ammettono. Bisogna tenere sempre a mente che il futuro non è né del tutto nostro né del tutto non nostro, affinché né assolutamente lo attendiamo come realizzabile né come affatto irrealizzabile lo togliamo dalle nostre speranze. Si deve considerare che i desideri parte sono naturali, parte vani, e dei naturali gli uni sono necessari, gli altri sono solo naturali, e dei necessari alcuni sono necessari alla felicità, altri all'assenza di molestia nel corpo, altri allo stesso vivere. Solo l'esatta visione di essi sa infatti riportare ogni elezione e ogni fuga alla sanità del corpo e all'assenza di turbamento nell'anima, poiché questo è il termine in cui la vita beata tocca il suo culmine. E in realtà tutto quello che facciamo lo facciamo solo per questo, per non soffrire dolore e per non essere turbati. E non appena questo in noi si è prodotto, intera si placa la tempesta dell'anima, non avendo l'essere vivente dove muovere i passi come a cosa che gli manchi né altro da cercare, perché il bene dell'anima e del corpo sia completo. Noi infatti abbiamo bisogno del piacere quando, il piacere non essendo presente, soffriamo dolore, ma quando dolore non soffriamo, non abbiamo più bisogno del piacere. Ed è per questo che noi diciamo il piacere principio e fine della vita felice, perché è nel piacere che l'esperienza ci ha mostrato consistere il bene primo e a noi congenere, e come da esso diamo inizio ad ogni elezione ed ogni fuga, così adesso ci riduciamo nel giudicare ogni bene sulla base dell'affezione che ci fa da norma. E poiché questo è il bene primo e a noi connaturato, per la medesima ragione ancora, non ogni piacere leggiamo, ma vi sono casi in cui a molti piaceri rinunciamo, quando ad essi maggiore segua per noi la molestia, e molti dolori stimiamo di dover preferire ai piaceri, ove una sopportazione anche lunga dei dolori ci assicuri una maggior quantità di piacere. Ogni piacere dunque, per avere natura che alla nostra conforme, è un bene, ma non tutti sono da eleggere. Così ogni dolore è un male, ma non tutti sono sempre da fuggire. Ed è in base alla commisurazione dei vantaggi e alla considerazione dei danni che tutte queste cose vanno giudicate. Vi sono momenti infatti in cui il bene è per noi un male, altri in cui il male è per noi un bene. Consideriamo il bastare a se stessi un gran bene, non per averci sempre a ridurre al poco, ma perché ove non abbiamo il molto, il poco ci basti, intimamente persuasi che più di tutti godono dell'abbondanza quelli che meno ne sentono il bisogno, e che facile a procurarsi tutto ciò che la natura richiede, difficile ciò che è vano, che cibi semplici offrono piacere pari a quelli della mensa più lauta. Una volta che il dolore del bisogno sia stato tutto detratto, e pane e acqua danno il piacere più alto, quando se ne usi nel bisogno. L'avvezzarsi a un regime semplice e non costoso, mentre giova la salute, rende anche alacri alle diverse necessità della vita, e mentre meglio ci dispone ai trattamenti d'eccezione che di tempo in tempo ci concediamo,
ci rende ancora intrepidi contro la fortuna. Quando dunque diciamo che fine è il piacere, non intendiamo i piaceri dei dissoluti e in generale quelli consistenti nella fruizione delle cose esterne, come credono alcuni che ci ignorano e con noi non consentono e ci prendono in cattivo senso. Ma il non soffrire dolore nel corpo e il non avere turbamento nell'anima, giacché non simposi e feste ininterrotte, né godimento di fanciulli e di donne, né pesci o altro che ha offerto da tavola sontuosa, generano la vita piacevole, ma sobrio raziocinio che indaghi le cause di ogni elezione e di ogni fuga, e discacci le opinioni, causa le anime dei maggiori scompigli. Principio e bene massimo di tutte queste cose è la prudenza, la quale è perciò più pregevole della stessa filosofia, come quella da cui tutte le altre virtù traggono origine e che insegna non essere possibile vivere nel piacere ove non si viva con prudenza, temperanza e giustizia, né vivere con prudenza, temperanza e giustizia ove non si viva nel piacere. Le virtù sono infatti connaturate al piacere e il vivere nel piacere è da esse inseparabile. E in verità, chi ritieni tu superiore a colui che ha opinione pie sugli dèi? Nei confronti della morte all'animo sempre sgombro di timore. Nel fine della natura nostra si è reso conto e sa che il sommo bene è pienamente raggiungibile di facile acquisto, il sommo male a breve durata, la durata o il travaglio. Quel potere poi che taluni introducono a signore del tutto proclamando altro non essere se non vuota affermazione di gente che è incapace di un'esatta spiegazione delle cause, pone leggi che hanno il solo scopo di mettere la confusione nelle anime imperturbabile, si mantiene contro ogni specie d'eventi dei quali parte sono per necessità, parte sono dovuti alla fortuna e parte il nostro potere, giacché vede che la necessità è irresponsabile, la fortuna è instabile, non soggetto a padrone il nostro arbitrio, a cui naturalmente consegue il biasimo e il suo contrario. Meglio sarebbe stato infatti tener dietro al mito degli dèi che farsi schiavi del fatto dei fisici, giacché quello dà almeno la speranza di poter placare gli dèi onorandoli. Questo invece è inesorabile la necessità. Quanto infine alla fortuna, non ritenendola né dea, come la credono i più, nulla di disordinato operano gli dèi, né in certa causa di quanto di bene e di male può capitare agli uomini, non crede infatti che alcun bene o male gli uomini possano da questa ricevere in rapporto alla vita felice, anche se grandi beni e grandi mali traggono da essa il loro principio. Pensa che è preferibile non aver fortuna ma aver seguito la ragione, che operare contro la ragione ed aver fortuna, essendo sempre meglio che nelle nostre azioni, un giudizio retto fallisca piuttosto che una decisione priva di giudizio debba ad essa il suo successo. Queste cose e le altre ad esse congeneri ripeti, notte e giorno con te stesso e con chi è simile a te, mai né desto né in sogno sarai turbato, ma vivrai tra gli uomini come un dio. Non è in verità simile ad essere mortale l'uomo che vive tra beni immortali. E questa è la lettera a Meneceo. Lettera a Meneceo che in sostanza dice: noi ricerchiamo sempre il piacere, il piacere come benessere del nostro corpo, come allontanamento dei dolori, piacere come benessere fisico e benessere psichico. E per avere il piacere è importante che ci siano prudenza, temperanza e giustizia. Ma prudenza, temperanza e giustizia ci possono solo essere là dove c'è il piacere. Dove c'è il dolore non ci può essere temperanza, non ci può essere giustizia, non ci può essere prudenza. C'è solo il bisogno duro e assoluto di liberarci dal dolore. Pertanto, là dove c'è il dolore,
non può esserci giustizia, ma giustizia può essere solo là dove c'è il principio del piacere. E lo stesso discorso che fa Epicuro lo fa anche nei confronti della morte, là dove dice: perché temere la morte? La morte è nulla, è niente, perché adesso che io vivo non ho la morte, ma quando verrà la morte io avrò cessato di vivere, per cui che cosa ho da temere? Né nell'uno né nell'altro caso. Temere la morte, infatti, è una debolezza delle persone, è un modo con cui costringere le persone alla sottomissione. La morte non si può temere, chi vive nel piacere non teme la morte. E un'altra cosa che ci racconta Epicuro è il discorso sugli dèi. Dice: gli dèi li puoi anche negare che esistano, nessuno te lo vieta, ma ciò che è empio e ciò che è brutto, ciò che è cattivo, è quando tu vuoi far apparire gli dèi per come la superstizione vuole che gli dèi siano. E questo è empio. E che cosa ti dice la superstizione? La superstizione porta al cristianesimo, al Dio padrone, al Dio terribile, al Dio che terrorizza, al Dio che manda i terremoti. Voi siete stati malvagi e Dio vi ha punito con un terremoto. Cioè, tutto questo, questo terrore appartiene alla parte superstiziosa degli uomini. Però dice anche Epicuro: è meglio che io segua il mito che non i fisici, perché se io seguo gli dèi davanti alle contraddizioni della vita, io so che onorando gli dèi posso superare le contraddizioni della vita, ma se io seguo i fisici e vivo nella paura. Ed è la fisica degli epicurei, la fisica antica. Anche oggi come oggi, se voi guardate la scienza, in certi momenti viene usata per impaurire, il morbo della mucca pazza, per esempio, oppure la viaria, ha terrorizzato migliaia e migliaia di persone, centinaia di milioni di persone. Il consumo delle carni di pollo era crollato, eppure questo allarme non c'era, non aveva ragione di essere. Fu una bufala vera e propria. Sì, c'è un pericolo, indubbiamente, ci sono delle cose che si muovono nella vita, ma quel pericolo che veniva lanciato, quella pandemia che doveva essere a livello mondiale, che di lì a poco sarebbe scoppiata, era un falso. E allora dice a sto punto Epicuro, è proprio guardando a queste cose, quando parla di fisici, dice: ma perché devo vivere in questo modo? Cioè, perché devo essere terrorizzato da tutto ciò che esiste? Io vivo per il piacere. Quando poi qualcosa arriva, io sarò pronto. Quando dice viviamo in maniera morigerata, non dice viviamo in maniera povera. Quando dice ogni persona basti a se stessa, no? Che è un bene, basta, non dice basto nella miseria, nel star male, nel vivere male. No, io sono in grado di bastare a me stesso, però vivo nella società, vivo e godo dei sistemi sociali. Però qualora io vivessi in ristrettezze per i posti di lavoro, sono senza casa, sono nella merda perché è successo qualcosa che mi ha distrutto, e proprio perché io sono una persona morigerata, posso accontentarmi anche di molto poco, attendendo tempi migliori o costruendo tempi migliori, perché sono una persona disciplinata. Questo che ci racconta Epicuro nella sua lettera. E un'altra cosa soprattutto dice: quelli che vi dicono che maledetto quel giorno che sono nato, beh, dice, a sto punto ti puoi anche ammazzare se proprio sei determinato a non vivere. Però per piacere, sii serio, se te lo dici per gioco non vale la pena di scherzare su queste cose. La vita è sacra, ed è sacro ogni persona che sta lasciando la vita, ed è sacro ogni persona che vive con impegno e con passione, con piacere la vita.
perché i bisogni, le necessità che noi abbiamo sono necessità sacre. E allora per favore non scherzare su queste cose sono serie, dice Epicuro. E la ricerca del piacere di Epicuro mi sembra che sia abbastanza chiara, cioè il piacere del benessere delle persone. Ed è questo che in realtà i pagani vanno cercando. E anche il pazzo di Nazareth dice questo, no? In una sua famosa declamatoria, il pazzo di Nazareth dice: ma perché pensate a come vi vestire, come vi vestite? Perché pensate a cosa mangerete domani? E lasciate ai pagani queste preoccupazioni, no? Cioè sono i pagani che si preoccupano di cosa vestiranno e di cosa mangeranno, si preoccupano di seminare, di arare, di costruire. Il pazzo di Nazareth dice ai cristiani: tanto il vostro padre che è nei cieli sa benissimo di cosa avete bisogno, lui ve li dà ste cose. Sono i pagani che costruiscono il futuro, voi fregatevene. Ma questo non è un modo per fondare la felicità, per fondare il benessere, per fondare il piacere. Questo è un modo per fondare la miseria, per fondare il dolore. Dopodiché, quando le persone sono in miseria e sono nel dolore, allora si scatenano contro gli uomini che hanno seminato, contro gli uomini che hanno arato, contro gli uomini che avevano una visione del futuro, e li massacrano, li distruggono, li portano al loro livello, li portano alla miseria. E così assistiamo all'avvento dell'oscurantismo cristiano. Questa che vi ho fatto è la lettera a Meneceo. Io, di Epicuro, penso di averle fatto a sufficienza. Poi ci sono altre cosette, ma un po' alla volta ve le farò quando ne avrò voglia. Bene, visto che siamo riusciti a fare la lettera a Meneceo di Epicuro in così breve tempo, sperando che siate riusciti ad afferrare questo greco, questa traduzione dal greco che vi ho letto, è abbastanza difficile, sono traduzioni sinceramente poco scorrevoli, si può riscrivere anche il tutto in maniera più scorrevole volendo, se qualcuno ha voglia di fare, può darsi che un giorno magari lo faccia, visto che parafrasare le cose è una cosa abbastanza semplice, almeno per me. Bene, vediamo un attimino allora l'altro discorso che volevo farvi sul lavoro che sto facendo. Il lavoro che sto facendo in questo momento, dovevo finirlo già in questa settimana, ma difficilmente riuscirò a portarlo a termine ancora all'inizio della prossima settimana. Si tratta di un discorso abbastanza complesso che riguarda sulla formazione della percezione e la selezione di fenomeni percepiti. E praticamente, cos'è la percezione? La percezione è la capacità che noi abbiamo di percepire, no? Cioè di far nostri quei fenomeni che dal mondo ci arrivano. Ebbene, questa percezione in realtà è una percezione selettiva dei fenomeni, cioè seleziona il tipo di fenomeni che noi percepiamo dal tipo di fenomeni che noi non percepiamo, e li seleziona non solo per numero di fenomeni, ma anche per qualità di fenomeni, e anche all'interno del fenomeno stesso il fenomeno viene scomposto in tante parti, per cui alcune parti del fenomeno ci arrivano ma non ci arriva tutto il resto. Bene, la percezione delle persone è una percezione costruita nel corso del tempo, nel corso dell'evoluzione, nel corso della trasformazione dell'individuo. E il mio tentativo di far capire la percezione è partito dall'età fetale. Che cos'è la percezione? La percezione è l'insieme di funzioni psicologiche che permettono all'organismo di acquisire informazioni circa lo stato e i mutamenti del suo ambiente, grazie all'azione di organi specializzati quali la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. È inoltre possibile raccogliere le informazioni sullo stato del proprio corpo tramite la sensibilità propriocettiva e interoccettiva. La percezione, anche se secondo alcuni non è superabile,
non è separabile, secondo altri si distingue dalla sensazione, mentre quest'ultima si riferisce ai dati elementari della conoscenza sensibile che non possono essere scomposti in elementi più semplici. La percezione è un processo più complesso che unifica una molteplicità di sensazioni riferendo ad un oggetto distinto dal soggetto e dagli altri oggetti. Questa forma di percezione, detta esterna, si distingue dalla percezione dei propri stati interiori, che non rientrano negli studi della sulla percezione. Bene, tutto questo naturalmente comincia a svilupparsi nella pancia della madre, e il lavoro che ho fatto io non è stato altro che la raccolta di tutte quelle informazioni che andavano a che andavano via via accumulandosi nel corso degli studi sulla relazione che esiste fra il feto e la madre. Bene, esistono tutta una serie di studi, no? Per esempio, uno studio fatto dai ricercatori di Trieste, che dice: una scoperta che cambia il panorama e le prospettive della medicina prenatale. Il feto umano è in grado di fare movimenti finalizzati, ovvero non stimolati da semplici riflessi all'interno dell'utero materno, già a partire dalla 22esima settimana di gravidanza, differenziando le modalità di movimento delle mani rispetto al bersaglio da raggiungere, principalmente bocca ed occhi. È una scoperta fatta da un'equipe di medici, psicologi e neuropsichiatri dell'ospedale infantile IRCCS Burlo Garofalo di Trieste, sulla base di una ricerca guidata da dalla professoressa Giuseppina D'Ottavio, dirigente dell'unità diagnostica prenatale del Burlo, in collaborazione con la psicologa Stefania Zoia, dirigente del laboratorio di cinematica dell'ospedale infantile Giuliano, e presentata ieri all'Istituto di Trieste. Oppure ancora, scoperta tutta veneta, il feto ha vita psichica. L'idea base di Righetti, che con Sara Sette, pedagogista e specialista in profilassi ostetrica, ha pubblicato il lavoro nel libro Non c'è due senza tre, Bollate e Bringhieri, è che l'ambiente intra ed extrauterino sia un ambiente di apprendimento. So che di fronte a questa affermazione ci potrebbero essere molte posizioni, come dire, politiche, ma, spiega Righetti, di questo non ci dobbiamo preoccupare. Cioè, tutte queste informazioni, no? La memoria del feto, oppure ancora la memoria del feto, influisce sulla vita postnatale. Uno studio permetterà di scoprire il riflesso della vita del feto su alcune caratteristiche della vita postnatale. Lo ha messo a punto per la prima volta in Italia il dottor Carlo Bellieni dell'UO, di terapia intensiva neonatale del Policlinico Le Scotte, diretta dal professor Franco Bagnoli. Siamo partiti, ha detto in una nota il professor Bellieni, dallo studio della situazione prenatale e abbiamo scoperto che l'equilibrio del bambino e la sua ricerca di stimoli motori siano legati alle condizioni di vita della madre durante il periodo di gravidanza, e così via. Cioè, praticamente nel corso di questi anni si sono accumulati tutta una serie di studi sulla formazione fetale, anche sulla primissima infanzia, e anche sulle modificazioni neuronali del cervello, cioè tutte le varie fasi di modificazione che ci portano a evidenziare come si forma la capacità di percezione di un soggetto dei fenomeni che arrivano dal mondo. Per cui quando delle persone, voi dite delle cose a delle persone e le persone non le capiscono esattamente come voi le dite, oppure trasmettete dei messaggi di natura non verbale e le persone non li capiscono, le persone li capiscono in maniera distorta, esistono sempre dei motivi, esistono sempre dei perché, e il perché è gli adattamenti che noi abbiamo messo in atto in tutte le nostre fasi della vita. Riuscire a comprendere come avviene la costruzione della percezione nella pancia della madre, la costruzione della percezione nella primissima infanzia, la costruzione della percezione fino a che il cervello non arriva a una condizione stabile all'interno dei collegamenti neuronali, se noi riusciamo a capire alcuni meccanismi di adattamento e di trasformazione della capacità di percezione soggettiva dell'individuo, possiamo anche capire cosa deve fare la società in cui viviamo, cioè cosa devono fare gli adulti
per guidare la fondazione della capacità di percezione dell'individuo, perché a questo punto noi non possiamo più costruire un sistema educazionale, un sistema educativo nei confronti del bambino, ma dobbiamo costruire un sistema educativo nei confronti dell'adulto, perché se l'adulto mantiene di fronte al bambino un certo tipo di atteggiamenti, il bambino riceverà dall'adulto tutte quelle informazioni che normalmente l'adulto non è in grado di farle. Cioè, quando il bambino è appena nato, il bambino non capisce assolutamente quella che è la comunicazione verbale, conosce soltanto la comunicazione emozionale. E questa conoscenza della comunicazione emozionale è talmente forte, ma talmente forte, che il bambino, quando esce dalla pancia della madre, vediamo un attimo se riesco anche a trovare il pezzo, perché non ve lo sto facendo, non ve lo sto facendo in sequenza. Quando esce dalla pancia della madre, il bambino ha un potere enorme che gli adulti invece hanno dimenticato o lo hanno nascosto. Ed è quel potere, vediamo un attimino se riesco a trovarlo nei pezzi, perché questo pezzo che sto facendo ormai è 55 pagine, per cui è una cosa piuttosto corposa. Vediamo un attimo. Dunque, questi sono sullo stress, gli effetti dello stress e i danni del cervello, i neonati prematuri sentono dolore, questo cosa è in grado di fare, accidenti, dov'è? Eccolo, vediamo un attimino. Questo è un'altra cosa ancora. Ah, miseria. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. No, non riesco a individuarlo. Non riesco ad individuarlo. Vediamo un attimo se ve ne parlo ora così. In pratica si è scoperto che il bambino appena nato ha una capacità empatica estremamente forte. Cos'è l'empatia? È la capacità dell'individuo di armonizzare quello che è il suo modo di essere, il suo modo di fare rispetto al mondo in cui vive. Cioè la capacità empatica che è stata rilevata all'interno della parte cingolata del cervello, cioè una parte è stata anche individuata in una parte precisa del cervello, mette il bambino in sintonia col mondo che lo circondano. Per cui fin dal primissimo giorno, perché questo? Perché essendosi sviluppato il bambino nella pancia della madre, chiaramente il bambino doveva avere una capacità di percepire quello che era il suo mondo senza usare occhi e senza usare orecchie. Allora, mentre era in pancia della madre, come il bambino percepiva il suo mondo? Ed è la capacità empatica, in pratica la capacità di sentire le stesse sensazioni della madre, di rispondere alle stesse sensazioni della madre e di adattarsi a quello che lui sentiva nella pancia della madre. Ebbene, questa capacità che era sviluppata dal bambino, che è sviluppata dal bambino nella pancia della madre, viene portata dal bambino anche al momento della nascita. Portare questa capacità al momento della nascita significa che il bambino, come esce dalla pancia della madre, riesce a sentire tutto quello che gli avviene attorno, e non lo sente con gli occhi, con le orecchie e col tatto, ma lo sente con questa capacità empatica che ha sviluppato nella pancia della madre. Per cui questa capacità empatica in realtà diventa un vero e proprio canale di comunicazione. Cioè, gli adulti comunicano col bambino mandando segnali che il bambino percepisce attraverso la sua capacità empatica.
non attraverso le parole, non attraverso le sensazioni e neanche attraverso i sorrisi, perché arriviamo già al secondo, terzo, quarto giorno in cui il bambino comincia poi a vedere le facce, comincia poi ad associare la sua capacità empatica ai visi e tutto il resto. Per cui già il bambino, come nasce, percepisce tutto il mondo di insieme attraverso la sua capacità empatica. Cosa succede? Succede che tutti i fenomeni che arrivano al bambino lo porterebbero a travolgersi. Infatti, se voi vedete, i bambini neonati dormono almeno 20 ore al giorno, 18 ore al giorno, cioè hanno una quantità di ore di sonno altissima. Perché hanno una quantità di ore di sonno altissima? Perché in quelle ore di sonno i bambini demoliscono la loro coscienza, cioè demoliscono tutto ciò che hanno percepito durante la veglia, lo cancellano, lo ricompongono e fanno un reset mentale per ritrovarsi il giorno dopo. Cioè, in pratica esiste un processo di crescita a livello mentale nei primissimi giorni di vita che è qualcosa di spaventoso e i bambini devono farne fronte proprio dormendo il più possibile. Dalla Repubblica del giugno del 2005, secondo uno studio italiano pubblicato su Nature Neuroscienze, da prestigiosa rivista inglese, la risposta empatica al dolore degli altri, oltre ad essere letta dall'emotività, risponde anche all'attivazione di una precisa zona del cervello. La ricerca è stata condotta da Salvatore Agliotti del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Roma La Sapienza e dalla Fondazione Santa Lucia di Roma, con Alessia Venanti, due ricercatori utilizzando la tecnica della stimolazione magnetica transcranica, hanno osservato un contagio somato emotivo che scatta alla visione del dolore altrui. E questo è per quanto riguarda invece la nostra empatia, cioè quello che da questa qualità, da questo che abbiamo fondato nella pancia della madre, resta quando siamo nati. Cioè quando noi nasciamo abbiamo questa capacità empatica che però viene sovrapposta man mano che cresciamo dalla ragione e da altri stimoli. Nella Repubblica del 2006 invece è scritto lo studio: i neonati prematuri sentono il dolore come gli altri. I neonati prematuri sentono dolore. Uno studio ha infatti dimostrato che purtroppo non sono affatto al riparo da sofferenze come si credeva quando sottoposti alle terapie mediche necessarie a terapie intensive neonatali per aiutarli a crescere. Lo hanno verificato per la prima volta i ricercatori del University College of Londra, che hanno misurato risposte di dolore nel cervello di questi neonati e non, come si pensava, semplici reazioni riflesse. Ora, se il neonato, e vediamo che gli studi poi hanno portato anche al fatto che il neonato sente il dolore come noi a circa 26 settimane, perché a 26 settimane costruisce praticamente le connessioni cerebrali, le connessioni neuronali per sentire quel tipo di dolore. Però prima delle 26 settimane ci sono delle risposte ad opera di neonati ad altre stimolazioni di sofferenza. Per cui il concetto di dolore, anche questo va completamente cambiato per quanto riguarda la vita prenatale e prefetale. Pertanto tutto questo lavoro messo insieme in realtà non è altro che un lavoro di grande selezione di quello che è la capacità di percezione delle persone. Vedremo poi come anche la formazione del reticolato neuronale in età adulta prosegua fino a 25 anni e c'è tutta una fase in cui le scelte soggettive dell'individuo adulto poi seleziona le proprie connessioni cerebrali. Così abbiamo scoperto che per esempio studiare due lingue aumenta le aree del cervello che si attivano, fare meditazione spessisce e cambia quella che è il livello di corteccia cerebrale. La corteccia cerebrale stessa nei bambini che sono considerati dei geni ha dei picchi di inspessimento e i picchi di risottigliazione, per cui esistono tutta una serie di trasformazioni, tutta una serie di movimenti dal punto di vista della struttura neurologica delle persone che sono spaventosi. Io ho portato questo lavoro, torno a ripetere, è un lavoro abbastanza complesso che spesso spero di finire fra 10 giorni, ma per farvi capire che ciò che noi percepiamo dal mondo lo abbiamo selezionato fin da quando eravamo in pancia della madre. Allora a quel punto dobbiamo esattamente capire cosa significa l'essere in pancia della madre, perché cosa significa essere appena nati,
cosa significa essere nell'età adulta, perché se noi riusciamo a capire questi meccanismi, riusciamo anche a capire i meccanismi del crogiolo dello stregone, cioè riusciamo a capire perché dobbiamo muoverci in un certo modo nella società, nel mondo in cui viviamo, e soltanto muovendoci in quel modo noi rifondiamo e ricostruiamo parte del nostro articolato sinapsico, e in particolar modo rifondiamo quelli che sono i collegamenti, in particolar modo che vanno dal talamo alla parte della coscienza, alla corteccia primaria e alla corteccia secondaria. Cioè, tutto questo fa parte di questo lavoro, cioè il lavoro di riuscire a capire come viene fondata e ricostruita la percezione delle persone. Ed è un lavoro che penso di finire la prossima settimana, perché ormai non so neanche questa settimana qua riesco a finirla, e in quanto domani sera andremo a fare Baldoria, e comunque questo lavoro serve anche per capire cosa intendiamo col crogiolo dello stregone quando diciamo togliersi al centro del mondo, meditazione, blocco del dialogo interno, chiamare le cose col loro vero nome, follia controllata, scetticismo, giudizio di necessità, intento, attenzione e tutto il resto. Cioè, questo qua diventa praticamente il lavoro sulla percezione, che poi vi ricordo che questo lavoro qua sulla percezione si unisce ad altri lavori che abbiamo già messo in internet, come il lavoro sull'illusione, il lavoro sull'intuizione, l'illusione, l'allucinazione, altri lavori che abbiamo caricato, un lavoro stesso sulla percezione mi sembra di aver caricato anche recentemente in internet, per cui arriviamo a tutta una serie di lavori che vanno a definire quello che è la realtà del crogiolo dello stregone all'interno anche dei lavori della ricerca della scienza. Perché ricordatevi che gli elementi del crogiolo dello stregone, anche se io ve li ho elencati, ve li ho raccontati, vi ho spiegati come praticarli, in realtà il loro segreto non sta nel fatto che io li spieghi bene o li spieghi male, il loro segreto sta nella quantità di energia, nella quantità di impegno, nella quantità di intento che ogni persona mette sia sui singoli aspetti del crogiolo sia nell'insieme del crogiolo, perché le due cose poi devono andare a pari passo. Bene, allora 049 700 700 e 049 700 838. Stasera vi ho fatto due cose, vi ho fatto la lettera a Meneceo. Pronto? Paolo. Ciao Gianpaolo. Ciao Francesco. Allora, Claudio, dicevo, fra me, sono affascinato del caos. Mi dirai che sono ripetitivo, però io sento che nel caos c'è l'indefinito e quindi c'è la perfezione così tremendamente grande che non saprei dire altro. Il caos, per me nel caos c'è la perfezione, mentre nella verità, la verità è sempre di parte, invece il caos è la realtà per me. Non so se rendo l'idea, se riesco a trasmettere un qualcosa, però per me vedo proprio l'immanenza e il gigante proprio dell'indefinito nel caos, la perfezione proprio, dove c'è tutto e il di più dentro. Mentre nelle religioni rivelate, in quelle cose che così che trasmettono, diciamo, che hanno la, che vogliono essere quello che non sono, vedo il circostante, ecco, nel caos c'è il circostante, c'è tutto e c'è quello che noi neanche possiamo immaginare, perché è impossibile anche solo immaginare, e sì che l'immaginazione, dirai, la fantasia è tremendamente grande, però quello che è lo spazio indefinito non può essere colto dalle nostre misere capacità. E intorno a noi altri c'è proprio questo caos che senza tempo, ecco, il senza tempo. Non so se riesco a trasmettere. Ok. Grazie. Ciao. Quel giorno in cui il respiro ci si blocca nella gola e l'anflato emotivo ci travolge e diventiamo consapevoli che siamo circondati da un immenso infinito,
quel giorno incominciamo a vivere. Pronto? Ciao! A te lo seguivo, l'avevo letto al sicuro in due stasera. Hai letto anche tu? Sì, io l'avevo già, avevo un libricino di qui, dei 100 pagine, 1000 lire, ti ricordi? Io invece ho fatto le burm, ma penso che sia più o meno lo stesso. Se no, sì, uguale, se no, io la burm, credevo di non averlo, invece l'ho trovato. Comunque, se il sicuro rispecchia proprio, diciamo, ai suoi tempi, diciamo che era un fautore purtroppo de pochi, adesso non che se altra filosofia, capito? Ma sai, no. quando Lucrezio scrisse il De Natura, è considerato un gigante spaventoso. C'è persone che tu puoi prendere il De Natura di Lucrezio e hai ancora degli esempi scientifici validi. Esatto. Sì. Chiaramente fa parte della sua epoca, però hai degli esempi scientifici validi. Sì, ho letto. Per cui. Anche perché ha trovato, non so se hai visto, ha trovato il computer antico del 2000 anni fa, cioè del primo secolo avanti Cristo. Cosa ha trovato? Antisitera, l'isola dell'Egeo, e ha un meccanismo tutto incrostato sotto il mare, una ruota dentata. Era quello che c'era al museo di Atene. Sì, ma hanno capito che cos'era? Sì. Era praticamente un computer astrale per la navigazione. Esatto. Sì, l'ho sentita questa. Comunque. Oggi sempre su Leonardo. Ah, sì? Sì. Comunque è una roba spaventosa, in effetti. Sì. Un calcolatore a ruote dentate per il movimento degli astri. Penso, è sta altri 200 anni, 1000 anni dopo che la Terra era piatta, non proprio, diciamo, però va bene, dai. Non dicevano che era piatta, la presentavano in maniera piatta, sapevano che era rotonda, però non avevano idea. Sì. È più la leggenda metropolitana che pensavano che fosse piatta, sì. È perché veniva sempre rappresentata in maniera piatta, no? Sugli Atlanti, ma non era proprio vero che cadevano fosse piatta. Sì. C'erano delle leggende, quella provide, ma non era esattamente così, sapevano che era rotonda, sì. Sì, vabbè, ma tu fai conto che a livello politico, no? Solo per scontro politico, Archimede fece le scarpe a questo scienziato sempre di Siracusa che calcolò il raggio della Terra e ci andò vicino, credo sbagliò per 1000 chilometri scarsi, una roba del genere. Non mi ricordo il nome, comunque fa conto. Era contemporaneo? Sì, era contemporaneo di Archimede, Archimede era anche un politico, non è che fosse solo un filosofo, no? Ed era un contemporaneo di Archimede, comunque sbagliò il calcolo del raggio della Terra di pochi migliaia di chilometri, insomma, c'è una stupidaggine. Archimede l'ho preso in giro, insomma, praticamente. Erano dei geni, però non erano geni assoluti, no? Avevano anche loro i loro limiti, insomma. Sì, logico, anche i loro mezzi erano limitati, insomma. Comunque, insomma. Andiamo sempre da imparare. Va bene, dai. Okay. Naturalmente non ti vedo a pranzo domani sera, vero? Lo so. A Gocca è sempre quel crucio. Va bene, ma io ti faccio gli auguri, sai che il nostro, il nostro cuore è sempre, batte sempre all'unisono. Anche a massa. Ok. Ti faccio gli auguri e passare una bella serata. Grazie, Ivano. In nome di Helios, in nome della notte, in nome di... Ma anche il nome di Dioniso, dai! Ma sì, Dioniso. D'altronde, come diceva Paolo, a noi gli avvinazzati non piacciono, però ci piace alzare i calici e brindare, Sì. Ok. Ciao, Claudio. Ciao, Ivano, auguri. Ciao. E qui chiudo la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Naturalmente anche sto pezzo qua, quando sarà finito, diventerà oggetto di trasmissioni come tutti gli altri, insomma, che ho fatto. Non so né quando né come, probabilmente lo organizzerò anche per fare dei dibattiti, staremo a vedere. Sicuramente è uno delle cose, dei lavori più complessi che abbia fatto nell'ultimo anno. Bene, ciao a tutti, a risentirci giovedì prossimo. Vado immediatamente con la pubblicità e vi lascio a Stefano. Ciao.